Buon pranzo, regà. Come non chiudere in bellezza il format sui forni, sulla città di Torino, con dietro la Gran Madre. Oggi infatti ci muoviamo proprio qui nel quartiere intorno al vero simbolo di Torino, la Gran Madre. Buonasera, mi ero pure bevuto un paio di bicchieri di troppo. Ho preso un taxi e il tassista mi ha raccontato di come la Gran Madre, che come vedete è molto rialzata, non è che sta su un monte naturale, ma è un terrapieno che è stato fatto artificiale proprio per metterla sullo stesso livello di Piazza Castello. E quindi da Piazza Castello vedere la Gran Madre alla stessa altezza della piazza, perché da Piazza Castello, prendendo via poi, scendendo qui per Piazza Vittorio, c'è un po' di dislivello in discesa, quindi facendo questo terrapieno l'hanno rialzata e l'hanno messa sullo stesso livello, così da Piazza Castello uno c'ha la prospettiva perfetta sulla Gran Madre. Oggi quindi chiudiamo in teoria i forni su Torino come ultimo episodio? Boh, non lo so, ditemelo voi, io quelli che ci avevo segnati l'ho fatti tutti, con oggi chiudo il giro. Se c'è qualche forno che mi sono perso durante tutti questi mesi, ma regà, che vale la pena visitare, potete scrivermelo sotto qua nei commenti. Magari per un ultimo episodio, quindi 2, 3, 4 forni, veramente quelli che mi sono perso lungo la strada, che magari mi sono perso il vostro commento, non l'avevo segnati, ma che veramente ne valga la pena, più che altro perché appunto non saranno racchiusi in un quartiere, saranno sparsi, quindi mi devo attraversare la città per farli. Evitate di scrivere forni da 7, da 8, cerchiamo di scrivere roba da 8,5, 9, 9,5, magari 10, perché Torino ci ha dati i forni da 10, eh. Molto bene, qui siamo alle spalle della Gran Madre, appunto, e il primo forno è quello del Per, l'arte della bontà, piazza Gran Madre di Dio 7. T'ho capito, correggetemi se sbaglio, del Per è una catena, un franchising, perché ci ha svariati punti vendita su Torino. Cominciamo da questo, vediamo come catena franchising che livello qualitativo c'ha. Mazza comunque quanto è bello sto quartiere, oh. Che è Borgo Po, poi se non sbaglio. Mi sono fatto via Monferrato a piedi, pedonale, veramente carina, cioè non sembra che sta a Torino, un'altra dimensione. Poi attraversi la strada e c'è tutto il parco lungo il Po, meraviglioso. Infatti mi sa che tipo costano qua le case, eh? Cioè si sente, la sento proprio io che vengo da Borgata, la sento proprio la puzza di ricco. 12,32 quello che ho pagato per cose, non lo so, non mi esprimo. Prima andiamo a mangiare rossa, che la vedo un po' anemica sotto, ma poco importa se il pomodoro poi è cotto bene, l'impasto è buono, il pomodoro è cotto bene. A vederlo, ni. A mangiarlo, sì, dai, sufficientemente bene. L'impasto non gli davo una lira, e invece è buono, perché comunque è abbastanza scioglievole. Il pomodoro è rimasto un po' acidino, ma non dà fastidio. Quindi come pezzo di focaccia è più che sufficiente, direi quasi discreto. Assaggiamo quella bianca, bella unta questa, bella morbida e anche calda me l'ha data, è ancora caldina, è buona, raga, è buona, pensavo di no, invece si sfoglia bene. C'è l'olietto. Dio, l'impasto dopo un po' come mastichi risulta un po' elastico, ma leggermente, questo è un buon prodotto. L'impasto è buono, potrebbe essere tranquillamente da 7,5. È che è sciapa, raga. Peccato, perché non gli manca niente, se non un po' di sale. Quello che mi lascia invece perplesso, ma mi lasciano perplesso a vederle pure le focacce, ma invece sono più che discrete. Quello che mi ha lasciato perplesso pure a vederlo erano i dolci. Però se tanto metà tanto, mangiamo i dolci e poi parliamo. Ho preso una veneziana,
crema immagino solo sopra, no, è finita anche dentro. Non è male, eh? La crema è rimasta un po' densa, un po' grumosa, se vedete. Una cosa che non apprezzo sono gli zuccherini da buondimotta, però l'impasto è cotto bene, non è affatto male, è buona, non è troppo dolce. È scioglievole in bocca, è rimasta un po' secca, ma molto meglio a mangiarla di come appare. È comunque un prodotto da 7,5, nonostante la crema sia rimasta un po' grumosa, nonostante sotto è rimasta un po' secca. Mo' però pure a brioche, no? A vederla, ma vi ispira fiducia? Cioè, sembrerebbe di laboratorio. È una brioche da forno, perché vedete la lievitazione dentro, non è poi un po' schiacciata. Non è il massimo della brioche, però mi sembra un prodotto più che onesto. Perché qua i prodotti sono molto più buoni di come appaiono. A vedere la roba dentro quando sono entrato, ho detto eccola. Forno, grande distribuzione, tutti i punti vendita, forno da 6. Perché poi una sola non è, però è 6. E invece mi devo ricredere, perché poi quando ho mangiato la roba mi è sembrata più che discreta. Quindi se mi è sembrata più che discreta e discreto è 7, del per si abbiamo per 7,5. La nostra seconda tappa di oggi è il panificio Di Meli, Corso Casale 32, se non sbaglio, ed è proprio quello lì all'angolo. Da fuori sembra molto carino e molto curato, ma andiamo a vedere se sono carini e curati pure i prodotti. È posizionato proprio alla fine di via Monferrato, che è questa via pedonale qui, e il forno è quello lì. Oh, ritorniamo al parco. Che sta davanti, se sta in pace, se sta bene, se sta tranquilli. E intanto parliamo del forno. Forno ricco per ricchi, perché ho speso una caterba dei soldi. Ho preso un pezzo di focaccia margherita, un pezzo di focaccia con le patate, bellissima, e una brioche vuota e una crostatina con la crema di gianduia, e ho speso 16,40 €. Quindi ci conferma il fatto che per vivere qui ci devi avere un 7,40 bello ciotto. È per forza, perché la crostatina con la crema di gianduia, c'era il prezzo sopra, c'era il cartellino con i prezzi, 4,95 € cada una. Una è piccola, regà. Allora, mo, indipendentemente da la frolla meravigliosa e fantastica che mi aspetto di mangiare, per 4,95 € ci deve essere una crema di gianduia tipo spaziale, fatta veramente di alta qualità, perché altrimenti poi il prezzo non si giustifica. Il forno bellissimo, regà, sembrava proprio una boutique, cioè proprio un forno con una produzione di cose veramente veramente bella. C'erano tutta una serie di plum cake fatti da loro, quindi a panetto lunghi, poi da tagliare a fette di vari gusti, molto 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 belli, eh? Cioè, nel senso, io per quello che ho visto il voto in testa già ce l'ho. Ma vi faccio vedere le cose, ce le mangiamo e capiamo meglio. Sicuramente ricordiamoci che per due pezzi di focaccia, di cui una con le patate, l'altra margherita, cioè pomodoro e mozzarella, una brioche vuota, un croissant vuoto e una crostatina, ho speso, ve lo faccio rivedere, 16,40 €. Direi quindi che mi posso sedere bello bello qui su sta panchina e iniziamo a scartare le focacce che mi ha messo insieme, ma perché tutto mi ha messo insieme, anche i dolci nella stessa bustina, ma me l'ha chiesto. Io gli ho detto sì, certo, non c'è problema. Quindi andiamo a vedere subito il pezzo forte, regà, perché guardate che faccia. Volete vedere come si cuociono le patate? Eh? Amici
fornai, pizzaioli in giro per l'Italia e per il mondo, così si cuociono le patate. Questo fa scuola a tutti. Guardate che roba. Cioè, guardate che roba. Bellissima. Sotto anche cotta. Una meraviglia. È un impasto, una focaccia che vira un po' sul panoso. È molto pesante, regà. Ok? E vedete l'interno? Vedete? A mio gusto personale, quindi parlo di gusto, non parlo di tecnica, mi aspettavo di meglio. C'è da dire che queste patate sono una poesia. Non vedrei poi le mangiarle. Andiamo su quella margherita, quindi con la mozzarella, dove la mozzarella quasi non si vede perché c'è, ma lo stesso ha preso il colore del pomodoro. Quindi, com'è? Gli viene aggiunto poi altro, gli viene sporcato di pomodoro ulteriormente sopra dopo. Molto morbida, molto pesante. L'impasto è ovviamente lo stesso di quella con le patate ed è un impasto che a me, gusto personale, non fa impazzire. Poi per il resto è molto, tutto molto buono. Il pomodoro è buono. Condimento, sapidità. È una focaccia fatta bene. Non è che si può di altro. Brioche, c'erano vuote, c'erano doppio cioccolato, c'erano con la crema. Io l'ho presa vuota. Scusate, la strappo che le mani. Per capire un attimo che è una bella brioche, guardate. Dentro la lievitazione. Croissant, croissant. Questa è molto buona. Però devo fare un appunto. Per quello che ho speso, io qua voglio un'esplosione di burro in bocca. Buono. C'è? Ma io voglio esplosione di burro in bocca. Lo voglio sentire. Lo voglio sentire perché tutto deve essere rapportato al costo. Dico bene? Dopodiché è un croissant buonissimo. Lievitato bene, cotto bene. Dolce al punto giusto. Assaggiamo la crostatina da 4,95 euro, che regà è questa. Allora si vede che è piena, gonfia di questa crema alla gianduia e che per 4,95 euro sta bel mattoncino di crema alla gianduia, proprio, cioè deve essere proprio molto artigianale, molto buona, di altissima qualità. Non può essere altrimenti. La vedo un po' anemica qui, però gianduia giustamente tanta. Ok, li vale. E se ve lo dico io, che comunque so, cerco sempre di stare molto attento al rapporto qualità prezzo, significa che vale la crema alla gianduia. È di altissimo livello. La frolla secondo me andava cotta un pizzico di più, ma è la frolla che piace a me. Questa di frolla incontra veramente i miei gusti, perché bella, croccante, duretta, friabile, buona. Non è dolce perché deve accompagnare questa crema alla gianduia che la deve fare da padrona. Quindi questa crostatina è un bel prodotto, ma è un bel prodotto. Il prodotto lo fa tutta sta crema alla gianduia che effettivamente vale quello che costa. Voto per questo forno, io voglio da camminando lungo un po'. E questo per me è un forno da 9, perché lo vale tutto il 9. Ci sono due piccole considerazioni però che devo fare. La prima, la focaccia non incontra i miei gusti, quindi per me, gusto personalissimo, è 9 meno.
In più un po' il prezzo. Effettivamente è tanto. Poi, per carità, crostatina giustificata la crema da gianduia, ma il resto, nel croissant ci voglio sentire l'esplosione del burro, le focacce appunto possono essere migliori, quindi 8,5, però 8,5 gli sta stretto, perché non può essere paragonato un forno boutique del genere con quelle patate cotte così come tanti altri forni che ho giudicato da 8,5. Quindi niente, ritorniamo sul 9 meno. Il meno sia per il discorso personale del gusto delle focacce, sia per un discorso di prezzo. Solo un meno davanti. Quindi, Meli, 9 meno. Andiamo al terzo, che dovrebbe essere ancora meglio a detta vostra. Ma tocca capire a detta mia. C'è un po' di fila di fuori, raga. È lì, all'angolo, quello con gli ombrelloni. Ciro Petrucci, Piazza Ermada 14. Qua ci sta queste panchine, perché non sfruttarle? Yeah. Olè, un signore, oh! Lo spazio dopo l'entrata, dove c'è il bancone per il servizio dei clienti, non è grandissimo, anzi è abbastanza piccolo, stretto e lungo. E quindi c'eravamo noi due o tre clienti, compreso il sottoscritto, che dovevano essere serviti, e gli altri dietro. E quindi c'è proprio dietro, quindi c'è una signora dietro di me, esattamente dietro. Quando quella tipa ha fatto chi c'è da servire, io ho fatto io, dietro la signora, io! Mi sono girato e ho detto, ma come, come lei, signora? Come è possibile che sia lei da servire? Ah no, è vero, forse c'era lei prima, ci sto davanti! Ho speso molto meno dell'altro forno per, se vogliamo, più cose, 10,57 €, quindi il prezzo di Ciro Petrucci è molto congruo a mio avviso, soprattutto considerata la zona e i prodotti che ho preso. Tanta produzione, tante cose, mi sembra di aver capito che ha più punti vendita. Ho preso un pezzo di focaccia bianca, un pezzo di focaccia margherita con la mozzarella, oggi è così. È bella soffice, bella leggera, mi sembra anche ben cotta, ben lievitata, ben tutto. Vediamo se è anche ben condita ed è ben saporita. E sì, abbastanza. Molto di olio, poco di sale. C'è un bel impasto, dentro rimane molto soffice e c'è la crosticina sia sopra che sotto. L'olietto che ti avvolge la bocca, io metterei un po' più di sale. Focaccia margherita, sempre molto morbida, anche questa nonostante il condimento rimane leggera. Anche questa è molto buona. L'impasto buono, ben cotto, il pomodoro è cotto. Sapi dal punto giusto quando vai. Sul bordo c'è una bella crosticina. E sì, ho prodotti a 8,5-9. Questo forno mi ha anche consentito di fare variazioni sul tema, perché c'erano anche altri prodotti differenti da prendere, perché poi è ovvio che, raga, se vedo una focaccia, come in questo caso, ma come in altri, con le zucchine sopra crude, non la vado a prendere. Questo c'aveva la focaccia alla carbonara, basta! L'ho scoperta perché un cliente si è preso. Mi dà un pezzo di quella focaccia alla carbonara? Come c'è la focaccia alla carbonara? Maledizione! Maledizione! Ovviamente la fanno, se c'è chi se la compra, ma tu che te la compri? Impara da magnà! Impara da magnà! Ho preso questo sfogliato con dentro prosciutto e formaggio, che c'ha un bel aspetto, siamo d'accordo? Un bello sfogliato, poi se me lo riempi bene, ecco, lo sento che è freddo, perché dentro è duretto, però guardate che lievitazione, guardate che bello, non so se rende, ma è bello. È anche molto buono, nonostante sia freddo, bello, questo è un bello sfogliato salato.
salato formaggioso, se tanto mi dà tanto quello sfogliato, anche quello dolce, il croissant, dovrebbe essere fatto a mestiere, ma a mestiere in senso positivo. E lo sento, infatti, che è croccante. Scusate, l'ho aperto con le mani, quindi è un casino ogni volta. È croccante, molto buono fuori. Dentro è rimasto un po' umido perché secondo me è in teatro di cottura. In questi panifici rinomati e che lavorano così bene, vorrei avere dei croissant al burro, che si senta il burro. Un bel diplomatico. E regà, tutto questo per 10,50 euro, quanto ho speso, mi sembra molto congruo come prezzo. C'è la targhetta di cioccolato, Ciro Petrucci, dal 1972. Quindi sono più di 50 anni che fa sta roba. Sfoglia, finalmente, croccante e fresca, perché si vede che quindi hanno parecchio smercio e quindi non gli rimane sul banco per più della giornata. Buono, poco pan di Spagna, molta crema. Io preferisco il contrario, meno crema, più pan di Spagna. Voto per Ciro Petrucci. Allora, ci stanno due o tre cose secondo me che si possono migliorare. Piccolezze, ovviamente. Il sale sulla focaccia bianca, più burro nel croissant, però diplomatico non il migliore, buono ma non il migliore di quelli mangiati qua a Torino proprio, però quello salato era veramente ottimo, comunque il croissant è buono, il fatto bene, il diplomatico buono, nulla da dire, e le focacce anche ottimi prodotti, giusto quella bianca io ci metterei un po' più di sale, ma raga, stiamo a parlare di due o tre cose da aggiustare, ma che sono due o tre cose, quindi c'è un fattore molto importante da considerare, che io tutta sta roba ho pagata 10 euro. Se allora consideriamo questo e consideriamo quindi il rapporto qualità-prezzo, Ciro Petrucci è da 9 pieno. 9, 9, 9, 9, 9, 9, come questo episodio che è stato tutt'altro rispetto a quello fatto per esempio a Cenisia, tutt'altro che fallimentare, abbiamo chiuso veramente in bellezza, perché comunque una città che ti dà la possibilità in un episodio di tirar fuori tre forni di alto livello, significa che si mangia bene, punto. Ci sono state anche appunto puntate fallimentari con tre forni di basso livello, ma diciamo che nella media c'è una qualità superiore, ci ha dato pure svariate bombe da 10, da 9, da 9 più, 9 e mezzo, mi ricordo, però insomma dai, abbiamo mangiato proprio bene, quindi sono contento, sono felice. Vi ricordo che se mi è sfuggito qualche forno su Torino, però da roba da 9, regà, così, me lo potete scrivere sotto nei commenti per un ultimo episodio, colpo di coda, per non lasciare quindi nulla al caso. Grazie sempre di guardare i miei video. Ciao.